Non inganni il fatto che la Lega Basket abbia assegnato la terza fascia a Chieti. Gli abruzzesi, che domani contenderanno sul parquet amico e due punti all'Arcantea, sono squadra forte e preparata in ogni settore. Anche nella passata stagione da neopromossa, la squadra di coach Domenico Sorgentone non era accreditata dai favori del pronostico, eppure arrivò ad un passo dalla promozione Lega 2, perdendo solo in finale contro Trento. I biancorossi di casa non potranno contare sul calore del pubblico del Pala Santa Filomena, poiché quest'anno giocheranno sul rinnovato parquet del ben più grande Pala Tricalle. Ma spetterà alla squadra di Russo smorzare l'entusiasmo dei tifosi di casa, che nello scorso campionato sono stati il vero sesto uomo. Da tenere d'occhio Emanuele Rossi, con ogni probabilità il migliore centro del campionato classe 82. È risultato il migliore rimbalzista della stagione con oltre 12 di media, pericoloso anche in attacco. Sarà affiancato dal nuovo acquisto Simone Gatti, giocatore di sicura affidabilità nella categoria. Solido sia in difesa che in attacco, capace di strappare oltre 6 rimbalzi a gara. Con l'assenza di Crotta, un bel esame per il reparto lunghi lucchesi, che si presentano all'appuntamento con tutti gli effettivi a disposizione, compreso Capitan Barzanti, che ha finalmente smaltito l'infiammazione al ginocchio che lo ha messo spesso a mezzo servizio durante la preparazione. Ci vorrà comunque una prestazione di squadra per uscire con i due punti dal difficile parquet abruzzese, ma come ogni partita di esordio con un gruppo fortemente rinnovato come quello lucchese, le incognite saranno sciolte solo alla sirena del quarto quarto.